La segretaria generale della CGIL, Susanna Camusso, ha incontrato a Conegliano i rappresentanti sindacali di tutto il Veneto, nella tappa trevigiana del suo tour lungo la penisola per promuovere i due referendum sull'abolizione dei voucher e la modifica delle norme sugli appalti. Il Veneto, ha ricordato Camusso, è la seconda regione italiana per uso dei voucher, uno strumento ormai impiegato in maniera totalmente impropria e indiscriminata. Non stiamo assolutamente più parlando di lavoro occasionale, ma in realtà i voucher sono diventati l'ultima delle forme di precarietà nel sistema delle imprese e sostituiscono lavoro che dovrebbe essere lavoro strutturato. Basta leggere la cronaca rispetto a quali sono le aziende che utilizzano i voucher, basta pensare al settore della grande distribuzione per capire che lì, quando si utilizzano i voucher, si sta sostituendo del lavoro strutturato. Dopo quasi un decennio di crisi e di chiusura di aziende che hanno colpito in questo territorio più duramente che altrove, conclude la segretaria della CGIL, possiamo dire che le politiche sul lavoro degli ultimi governi si sono rivelate fallimentari. Non sono le leggi che hanno determinato la crisi, ma a fronte della crisi si è continuato a ragionare in termini di riduzione dei costi, di riduzione della competitività, di licenziamenti più facili, mentre invece c'era bisogno di fare uno straordinario piano del lavoro, uno straordinario piano di occupazione.